S&P 500 Dividend Aristocrats è un indice del mercato azionario composto dalle società dell'indice S&P 500 che hanno aumentato i loro dividendi negli ultimi 25 anni consecutivamente. Questo indice è stato lanciato nel maggio del 2005 e i componenti vengono aggiunti quando appunto raggiungono la soglia dei 25 anni e vengono poi rimossi quando non riescono più ad aumentare il dividendo durante un anno solare o se vengono appunto rimossi dall'S&P 500. L'indice in molti casi viene consigliato come alternativa alle obbligazioni per gli investitori che cercano in generale un reddito. Oggi ti presento tre di queste aziende che a mio parere vale la pena considerare ad oggi, ma te lo dico subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi estrapolo dall'indice S&P 500 Aristocrats tre azioni che a mio parere, con i cali di quest'ultimo anno, possono entrare ufficialmente nella mia watchlist, nonché nella mia campagna acquisti. Aziende dove, se io potessi, andrei a metterci il mio gettone. Ricordo come sempre che queste sono mie sole considerazioni personali e non consigli per gli acquisti, né tantomeno un consiglio di investire, ma una semplice chiacchierata fra amici al bar. Poi ognuno come sempre deve andare a fare le proprie considerazioni in base alla propria strategia di investimento e alla propria percezione del rischio. Fate sempre i vostri approfondimenti. Prima di iniziare ti ricordo che se i contenuti sono di tuo gradimento e vuoi accedere a contenuti dedicati puoi abbonarti qui su YouTube o andarmi a sostenere su Patreon a partire dal costo di un caffè al mese. Partiamo dalla prima azienda, T. Rowe Price, un gestore di investimenti di proprietà pubblica. È un'azienda che fornisce i propri servizi a privati, investitori istituzionali, che crea piani pensionistici, intermediari, finanziari e istituzioni. L'azienda lancia e gestisce fondi comuni di investimento azionario e anche di tipo obbligazionario. Investe nei mercati azionari e obbligazionari di tutto il mondo. Impiega l'analisi fondamentale e quantitativa con un approccio bottom-up e utilizza anche la ricerca interna ed esterna per effettuare i suoi investimenti. Fra l'altro, per chi interessasse, anche a me, anche se a me non interessa questo ambito, va ad impiegare degli investimenti socialmente responsabili con particolare attenzione alle questioni ambientali, sociali e di governance. Effettua investimenti in transazioni di capitale di rischio in fase avanzata e di solito investe fra i 3 e i 5 milioni di dollari. Ha sede a Baltimora, nel Maryland, con uffici aggiuntivi in varissimi stati americani, nonché in tantissimi stati del mondo, a cui cito Canada, Danimarca, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Australia, Hong Kong, Giappone, Singapore, Germania, Spagna, Italia, insomma, sta dappertutto. Ha un PE di 9,8 e con i cali che si sono visti in questi giorni, anche dovuto alle trimestrali non eccelse, ha raggiunto un dividendo lordo di quasi un 4%, un 3,97 se non ricordo male. Per noi italiani sarebbe un netto di 2,52%. Capitalizza 27,7 miliardi di dollari e impiega circa 7.600 dipendenti di tutto il mondo. Azienda che ha un net profit margin di quasi il 37% con fatturati e profitti in costante aumento anno dopo anno. Ad un prezzo veramente interessante che sfiora attualmente i 120 dollari ad azione. La seconda azienda di cui voglio parlare è la Franklin Resources, una holding di gestione patrimoniale di proprietà pubblica. Attraverso le sue filiali l'azienda fornisce i suoi servizi a privati, istituzioni, piani pensionistici, trust e partnership. Lancia fondi comuni di investimento azionario, a reddito fisso, bilanciati e multi-asset attraverso le sue filiali. L'azienda investe nei mercati azionari e obbligazionari e anche in quelli alternativi. Franklin Resources è stata fondata nel 1947 a sede a San Mateo, in California, con un ufficio aggiuntivo in Hyderabad, in India. Capitalizza attualmente 12,9 miliardi di dollari e ha un PE di 7,1. L'azienda che distribuisce attualmente un 4,5% di dividendo annuo, che per noi italiani significherebbe circa un 2,9% netto. Sono circa 9.500 dipendenti che lavorano per Franklin Resources. Il prezzo attuale è anche esso, a mio parere, bassino, attorno ai 25-26 dollari. L'azienda che ha attualmente un profit margin netto del 24,46% con un proprio cash flow che è tornato positivo proprio nel 2021. Balance sheet molto interessante con l'unica pecca che è il free cash flow che è diminuito nell'ultimo anno. L'ultima azienda di cui voglio parlare è Genuine Parts, che si occupa della distribuzione di parti di ricambio automobilistiche ed industriali. La società ha sede ad Atlanta, in Georgia, e attualmente impiega 52.000 dipendenti a tempo pieno. Ha diversi segmenti che includono l'Automotive Part Groups e l'Industrial Part Groups. L'Automotive Part Groups, come dice anche il nome, è una rete di ricambi per autoveicoli che distribuisce parti, accessori e articoli di servizio per autoveicoli in Nord America, Europa e Australasia.
L'azienda offre inventario completo, catalogazione, marketing, formazione e altri programmi per l'aftermarket automobilistico. In Nord America Automotive Part Group vende parti principalmente con il marchio National Automotive Part Association, attraverso dei centri di distribuzione e anche attraverso negozi di ricambi automobilistici. L'Industrial Part Groups opera sia in Nord America che in Australasia. L'azienda fornisce ai clienti l'efficienza di una catena di approvvigionamento attraverso l'offerta di soluzioni in loco dell'azienda. Questo servizio fornisce anche la gestione dell'inventario, la riparazione e il monitoraggio delle risorse. È l'inventario che viene gestito dal fornitore. Capitalizza al momento 18,2 miliardi di dollari e ha un PE di 19,6, solo di poco rispetto al mercato di riferimento che è 19,9, praticamente si può dire che è in linea. Ha un dividendo del 2,79% lordo, che per noi italiani significherebbe un 1,75% circa. Azienda come tutte quelle del settore, con margini più piccoli delle due precedenti, che si ferma a un net profit margin del 4,71%, ma che dal 2021 ha ripreso con un aumento di fatturato e di profitto che stanno momentaneamente continuando a salire anche in questo 2022. Anche il free cash flow è in aumento, ma in questo settore ciclico si vedranno sempre alti e bassi. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni e se hai mai valutato una o tutte queste aziende. Le hai in portafoglio o magari le hai in watchlist? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Se poi questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo di supportarmi veramente con pochissimo, lasciando un bel pollice in su per farmi crescere e fare crescere me su questa piattaforma. A te costa un attimo, ma come puoi immaginare per me significa tantissimo, significa il mondo. Poi, se sei nuovo sul canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti, dirti un bel arrivederci, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!